Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno, ben ritrovati per questo appuntamento di martedì 27 settembre 2022, il giorno in cui ormai è sicuro, è certo, Giovanni Annunziata fa di mestiere l'indovino a rotonda ogni tanto, lavorando anche come speaker radiofonico, come giornalista, ma in realtà lui prende i numeri. Se voi lo chiamate 2 su 2 con Raspadori, prima con l'Inghilterra, prima con l'Ungheria, prima dei nostri ospiti, buongiorno Giovanni. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Diciamo che ho portato bene a Raspadori. Diciamo portato così, bene, un eufemismo, portato bene, praticamente incredibile come 2 su 2 ci hai preso, cioè, soltanto forse il minuto avevi dato 2 venticinquesimi, se non sbaglio. No, non ricordo il minuto. Quello ricordo sicuro 25esimi, 2-0, ho detto sicuramente 2-0, gol di Raspadori. Però ti ricordi che ero indeciso sul secondo marcatore? Indeciso sul secondo, alla fine abbiamo convenuto insieme su Pobega. Però lasciamolo stare, dai, non fa niente. Comunque sempre 2-0, a Milano, comunque bazzica Di Marco, sempre a Milano bazzica, proprio come Pobega, seppur sull'altra sponda del Naviglio. 380-127-2000 per tutti i vostri messaggi. Il nostro gruppo Facebook, Punto Nuovo Sport Show, soprattutto i nostri account Twitter ed Instagram, Radio Punto Nuovo, dove avrete già notato che questa mattina abbiamo rotto le scatole a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Noi abbiamo provato a sentirlo in diretta, purtroppo aveva una giornata abbastanza pregna di appuntamenti, gli abbiamo strappato giusto una battuta che ci ha permesso anche di poter citare, di poter riportare ovviamente tutta la felicità, tutto l'orgoglio di vedere un ragazzo nato e cresciuto con i colori del Sassuolo, davvero venuto dalle primissime categorie giovanili della formazione nero-verde fino al numero 10 della nazionale, fino ad una piazza importante come quella di Napoli. Un qualcosa ieri, una serata che ha fatto sorridere i più, che ha fatto sorridere non solo i tifosi azzurri, non solo gli addetti ai lavori legati a Napoli e Sassuolo, ma ha fatto sorridere anche gli appassionati di calcio oltre che i tifosi della Salernitana, perché ieri minuto numero 88, minuto numero 89, l'esordio di Pasquale Mazzocchi, che vi anticipo già dalle 13:30 sarà ampissimo tema di discussione, perché è una storia fantastica, perché ancora come la gavetta comunque riesce a premiare in qualsiasi sua forma, in qualsiasi sua categoria. Parliamo di un ragazzo che fino a qualche anno fa giocava in Serie D, un classe 95, è arrivato tardissimo nel grande calcio. Davvero una storia che arriva da Barra, che arriva dal cuore di una Napoli non sempre al centro dei riflettori per belle storie, adesso ne regala finalmente una ed è davvero un'eccellenza del nostro territorio. Poi riavvolgeremo anche il nastro, li faremo riascoltare Raspadori, faremo riascoltare proprio Mazzocchi, soprattutto vi faremo riascoltare il CT Roberto Mancini, però in primis vi facciamo ascoltare anche e soprattutto i nostri ospiti. È un piacere ritrovare ai nostri microfoni il direttore Giancarlo Padovan. Direttore, grazie sempre per essere con noi. Grazie a voi. Partiamo. Piacere, un saluto. Partiamo dalla serata di Budapest, perché è stata forse la serata dove, le chiedo, è nata una nuova Italia col 3-5-2, con tutti questi ragazzi, con un Mancini che si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa con qualcuno che magari ha lasciato la nazionale anzitempo? Ma se sia nata una nuova nazionale non lo so. Di certo questa è una nazionale sulla scorta, sulle orme di quella europea. Cioè, mi viene da dire che il giardino dell'Italia sia l'Europa, perché abbiamo vinto un titolo, abbiamo già fatto una finale a 4 arrivando terzi, questa è la seconda finale consecutiva, facciamo sempre a 4. La prima partecipazione è stata contrassegnata da una salvezza, perché eravamo destinati a retrocedere in Lega B, invece ci siamo salvati. È una squadra viva, con Raspadori e secondo me anche Di Lorenzo, perché ha giocato una partita ottima ieri sera, in grande evidenza. E è una nazionale che ha giocato per necessità col 3-5-2, ma non sarebbe una squadra da 3-5-2, però ha reso secondo aspettative. E alcuni giocatori in maniera particolare, mi riferisco a Di Marco per esempio, che a tutta fascia è una grande soluzione anche per l'Inter, e mi riferisco a Bonucci, che in una difesa a 3
funziona meglio che nella difesa a 4, cioè nell'uno contro uno centrale. Bene anche Acerbi, bene Toloi. Io non sono d'accordo con i giornali di stamattina, i giornali sportivi, parlo della Gazzetta, parlo del Corriere dello Sport, che dicono che è un grande rimpianto quello della nazionale che ha vinto ieri sera. È un nuovo inizio, come hai detto tu, i nuovi inizi, è un nuovo inizio, noi eravamo destinati perché siamo fuori dal mondiale, è un inizio promettente, saremo testa di serie al sorteggio del 9 ottobre per il prossimo europeo che ci sarà. Godiamo di questa nazionale, certo, come ha detto Mancini, è molto triste, è molto duro non essere al mondiale, ma ormai quella è un'acqua passata, una storia fatta, e questa invece è tutta una storia da fare, da costruire, e forse è nata una nazionale con nuovi giocatori, con giocatori vivi, freschi, che hanno voglia di stare in nazionale e hanno voglia di spremersi, perché praticamente questi, i titolari di ieri sera sono i titolari anche di venerdì, e quindi hanno giocato due partite, si sono spremuti, hanno dato tutto quello che avevano. È un paragone molto pesante, però ci stanno arrivando anche tanti messaggi al 380-127-2000, allora gliela chiedo senza troppi filtri. Raspadori può essere davvero il nuovo Paolo Rossi? Sì, può essere il nuovo Paolo Rossi, perché Di Paolo innanzitutto la tecnica, forse addirittura superiore, poi ha il chiuso del gol, che è una cosa innata per alcune punte, alcuni attaccanti, poi ha il senso dell'opportunismo, è opportunista, cioè coglie dal niente una mezza occasione e fa gol come ieri sera. Poi è versatile, questo è versatile, come era versatile Paolo, che aveva cominciato addirittura l'ala destra, e Raspadori sta adesso al centro, a sinistra, sta indifferentemente ovunque e fa bene ovunque, e poi segna con continuità. Bisogna dargli fiducia, ecco, forse il rimpianto a cui si riferiscono e la Gazzetta e il Corriere dello Sport oggi è quello di non aver dato fiducia a Raspadori nelle qualificazioni mondiali, ma si poteva saperlo che era un giocatore così già pronto, come adesso lo si dimostra, lo si vede, insomma. Io credo che sia una risorsa importante per l'Italia, perché, ripeto, va a segno con continuità, poi fa sempre partite in cui lo trovi dappertutto, è utile in tutte le situazioni, è utile anche quando non ha la palla, va sotto palla, va a cercare, va a fare la fase difensiva, è un giocatore completo, sì. Può essere il nuovo Paolo Rossi. Raspadori intanto segna e si diverte in nazionale. Che cosa si aspetta adesso con il Napoli, soprattutto considerando il rientro a breve di Osimhen? Beh, intanto fino a quando non rientra Osimhen, lui sia titolare e che Spalletti gli dia la piena fiducia, come ha fatto Mancini. Perché questa piena fiducia non c'è stata subito, perlomeno, insomma, ha fatto anche qualche panchina, però forse doveva essere così, nel senso che era necessario che Raspadori passasse anche da una fase di iniziazione del suo rapporto con il Napoli, e quindi facesse un po' di anticamera. L'ha fatta bene, l'ha fatta dimostrando di meritare, e a questo punto per me dovrebbe diventare un titolare fisso. Dopodiché la parola titolare fisso nel calcio moderno non è che stona, ma è qualcosa di non sempre esigibile, non sempre puoi pensare di essere titolare, però certamente con Osimhen può giocare i lati,
senza Osimhen può giocare anche da centravanti. Direttore, sempre un piacere averla qui a Radio Punto Nuovo, grazie mille. È un piacere per me, è un piacere per, spero anche per gli ascoltatori. Assolutamente. Spero, assolutamente. Sempre un abbraccio, grazie mille, alla prossima. Un abbraccio, grazie, un saluto a voi. Grazie mille al grande Giancarlo Padovan. Allora, riavvolgiamo un po' il nastro sulla serata di ieri, perché poi avremo ancora ospiti molto importanti a partire anche dal prossimo blocco. Parlavamo di Raspadori e di Mazzocchi, allora vi facciamo riascoltare prima le parole del centravanti del Napoli e poi anche le parole del terzino della Salernitana. Dobbiamo andare verso quello che l'Italia merita, verso quello che i nostri tifosi meritano, perché abbiamo una storia importante e dobbiamo raggiungere dei risultati importanti come lo è stato con l'Europeo. Purtroppo c'è stato un momento molto negativo, siamo ancora delusi, ancora c'è un po' di rabbia per la mancata qualificazione al Mondiale e penso che la cosa migliore da fare sia quella di far vedere questa rabbia e trasformarla in energia in campo. Può essere anche il debuttante mille, sono veramente molto contento di aver fatto questo esordio, ho sperato fino all'ultimo, come ho detto prima, che mister mi mettesse in campo, sono molto, molto felice perché la strada è stata lunga, ma per me deve essere un punto di inizio e non di arrivo. Ma sicuramente quando parti dal nulla, come ho detto prima, per arrivare a questi livelli devi affrontare tantissime difficoltà. Non devi mai tirarti indietro, bisogna avere coraggio anche quando le cose sembrano andare bene, devi sempre affrontare le cose con massimo impegno e massima serietà. Il mister mi ha chiesto tanta intraprendenza, voglia di lottare su ogni pallone, e questo è quello che ho cercato di mettere in campo questa sera. Sono qui da una settimana e ho avuto modo di vedere un gruppo molto unito, molto valoroso, ha fatto vedere tantissime volte che è veramente un gruppo forte. Quindi ora questa non convocazione mondiale ci deve dare ancora più forza per ripartire. Queste le parole prima di Giacomo Raspadori e poi di Pasquale Mazzocchi, e riavvolgiamo il nastro, andiamo anche in conferenza stampa, torniamo in conferenza stampa dove Mancini ieri è stato molto duro, ve lo anticipo, perché non gli sono piaciuti proprio gli ultimi 20 minuti dell'Italia, con una squadra che ha perso un po' il controllo. Ieri, a proposito di Campani, Donnarumma assolutamente protagonista con la nazionale per una buona volta in senso positivo, perché anche no, nelle ultime uscite Giovanni Donnarumma era sembrato anche poco tranquillo, aveva dimostrato qualche insicurezza. Non è stato un anno facile, non è stato un 2022 facile per Donnarumma. No, assolutamente. Da quando è andato via dal Milan ci sono stati veramente tanti problemi, però alla fine vengono fuori le qualità. E di qualità Donnarumma ne ha da vendere, altrimenti non sarebbe diventato Gigio Donnarumma. Ieri ha fatto 3-4 parate davvero clamorose. Allora, riavvolgiamo il nastro, le parole di Roberto Mancini nella conferenza stampa di ieri. Certo, perché abbiamo fatto troppo bene per stare 2-0 e poi soffrire gli ultimi 20 minuti perché abbiamo smesso di giocare, perché non siamo più saliti, perché abbiamo fatto fatica a tenere la palla. 2-0 stavamo dominando la partita, dovevamo continuare a fare un altro gol. Se c'era la possibilità. Non è più la voce. No, Gigio è stato bravo negli ultimi 20 minuti, momenti di difficoltà, ha parato in quelle occasioni, è stato bravissimo. Io credo che la tranquillità di adesso al PSG, credo che gli giovi, insomma. E poi sono felice perché, insomma, volevo riuscire a fare due vittorie sperando di potersi qualificare. Credo che abbiamo fatto veramente due ottime partite, però dobbiamo ottenere veramente i 90 minuti tutti, è possibile che la stanchezza comunque abbia un po' giocato. Purtroppo ce l'ho, non è che non posso fare nulla, ho solo soffrire in silenzio che posso fare oramai. Altre domande? No, il pubblico è stato straordinario, ha incitato la squadra ungherese dal primo alla fine, sono stati bravissimi. Grazie anche che hanno applaudito l'inno italiano e la squadra ungherese credo che abbia fatto benissimo in questa National League, ha fatto benissimo all'Europeo. Insomma, mi sembra che siano 2-3 anni che Marco sta facendo un grande lavoro e la squadra è una squadra comunque che gioca bene e non si batte a caso diverse volte sia la Germania che l'Inghilterra. Ci sono giocatori che oggi erano in panchina, che non hanno giocato in queste due partite, che magari giocheranno, però il gruppo è questo, aggiungeremo qualcun altro magari. Si può dire che è nata la nuova Italia, cioè quella... Ci stiamo lavorando, sì, questo sì, ci stiamo lavorando da un po', insomma, le cose sono abbastanza buone, insomma questa qualificazione credo che sia, adesso magari non sembra nulla, però poi
magari a giugno sarà più bella. Io credo che Giorginio abbia fatto due ottime partite, per noi è un giocatore molto importante, ci dà equilibrio, ci dà geometria, quindi se sta meglio per noi è un bene, insomma, in quel ruolo lì. E Di Marco è stato bravissimo, bravissimo, ha attaccato tantissimo, ha difeso, ha un piede veramente pulito, quindi è un giocatore molto importante. Possiamo giocare con qualsiasi sistema, basta provarli, allenarsi, possiamo farlo, dipende sempre dai giocatori che abbiamo. Sono giocatori abituati a fare questo tipo di sistema, molti, quindi a centrocampo non cambia nulla perché sono sempre in tre. Chiaramente diventiamo due attaccanti abbastanza vicini davanti anziché avere due larghi che a volte servono, quindi lì i quinti dovrebbero spingere di come ha fatto oggi. Sì, diciamo che è una cosa buona anche questa, avere insomma due possibilità. Quando si vince mi piace sempre, quindi questo qua credo che piaccia a tutti. Io credo che veramente nel primo tempo abbia fatto una grande partita, col palleggio, con la profondità, ricordando che abbiamo in avanti due ragazzini, cioè abbiamo due bambini davanti. Cioè quindi se fra due anni i due davanti, se mantengono quello che sono le loro qualità, le migliorano, è chiaro che diventano devastanti. Il resto la squadra ha fatto veramente bene, cioè anche con questo sistema che non è sporco, cioè a volte se no, sì, ma ci sono certe partite dove devi anche lottare perché non è così semplice, a volte bisogna lottare. Oggi no, insomma, in uno stadio con 70.000 spettatori, loro che a loro bastava il pareggio, quindi non era semplice. Non era semplice con due bambini lì davanti, li ha definiti due bambini, Gnonto e Raspadori, che magari per caratteristiche fisiche ci può anche stare il paragone, però per esperienza, anche e soprattutto per quello che stanno raccogliendo, stanno crescendo bene, può diventare una bella nazionale lì davanti. Sì, soprattutto considerando che nell'immediato non ci saranno degli impegni importantissimi come ad esempio può essere il mondiale, purtroppo. C'è tempo per lavorare su quest'Italia, su questa giovane Italia, sugli altri tanti talenti che comunque stanno venendo fuori. Non dimentichiamo che l'ultimo impegno dell'Under 19 lo abbiamo seguito da vicino con Ambrosino del Napoli, che si è messo in mostra, ma ci sono altri tanti talenti come ad esempio può essere Miretti della Juve, può essere Casadei che era all'Inter, è andato al Chelsea. Ci sono tanti giovani interessanti che possono crescere e oggi hanno il tempo di crescere, senza dimenticare quelli che oggi rappresentano ancora una certezza. Certo, c'è qualcuno che deve migliorare in qualcosina, come ad esempio Immobile, che è stato sempre bersagliato, però se continua a fare 30-40 gol in una stagione, che cosa gli si vuole dire? Si continua a mettere Ciro Immobile lì davanti. Assolutamente nulla, e tra l'altro è una di quelle cose davvero inspiegabili, le critiche a Ciro Immobile quando gioca con la nazionale. Va bene che magari non ha lo stesso rendimento che ha con la Lazio, però parliamo sempre di uno dei calciatori più incisivi e degli ultimi anni di Serie A. Poi tra l'altro anche molto bello come praticamente Mancini era completamente senza voce in conferenza stampa. Ci sta dopo le tante urla di ieri. Allora noi ci fermiamo per qualche minuto, poi piccolo stop and go, parleremo sempre in nazionale, ma ci inizieremo a spostare anche verso il prossimo turno di Serie A, con tante questioni legate anche al Napoli, alla Salernitana, insomma tutto questo tra un paio di minuti. Che riparte quando sono le 13:21, tra un po' con un ospite molto importante. Intanto vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, note vocali. Poi tra un po' parleremo anche di Napoli, soprattutto vi gireremo una domanda: ma questo Raspadori in versione nazionale riuscirà a battere per un posto da titolare il Simeone eroe di San Siro? Perché il Napoli praticamente sta rientrando alla gara verso il Torino con i due attaccanti che si giocheranno e si spartiranno anche l'eredità di Victor Osimhen, che a proposito, anche come raccontato nel tardo pomeriggio di ieri dai colleghi di Sky e non solo, il fatto di aver scelto una terapia di stampo conservativo ha allungato leggermente i tempi di recupero del nigeriano, che ovviamente dovrebbe rientrare in tempo per la gara contro la Cremonese. Però torniamo al telefono ed è un grande onore, un grande privilegio avere con noi Roberto Fabricini. Dottore, grazie mille per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ovviamente per tanti anni è stato anche commissario della FIGC, un ruolo da dirigente sportivo sempre di primo livello, soprattutto di prima vista nel nostro calcio. Dottore, impossibile non partire da quello che abbiamo visto ieri con la nazionale. Stiamo assistendo ad un nuovo inizio?
Allora, io premetto che purtroppo per motivi di lavoro ieri sera non ho potuto assistere alla televisione della partita, però l'ho seguita e poi ne ho letto i resoconti oggi. Devo dire che certamente possiamo ripartire. Noi, non devo fare il difensore di nessuno, noi però abbiamo gioito nel recente passato per i rigori, abbiamo sofferto per i rigori. Il calcio non è soltanto tiri degli 11 metri, è tutto un altro, tante belle cose. Roberto Mancini, abbiate pazienza, ti voglio molto bene, ha fatto un lavoro di ricucitura, soprattutto morale, diciamo, anche passando attraverso una brutta legnata che abbiamo preso in Germania, con la Germania, e purtroppo lì Roberto manifestò ottimismo anche in quell'occasione, quando sembrava invece che la casa bruciasse. Ha avuto ragione Roberto. Adesso questa manifestazione che ci vede qualificati al primo posto in un girone abbastanza complesso, questo è reso più difficile anche perché poi l'Ungheria sembrava il lato debole del girone con Germania e Inghilterra, e invece ci hanno finito a torcere fino alla fine. Vincere fuori casa, con l'obbligo di vincere, altrimenti il pareggio era sufficiente per l'Ungheria, è stato un grande risultato. Da qui bisogna ripartire, anzi da qui forse siamo ripartiti. Alla fine si è deciso di continuare con Roberto Mancini e i risultati finora stanno dando ragione, diciamo, a tutto il progetto. Il nuovo progetto prevede diciamo anche l'inserimento di nuovi giovani, così come sta facendo lo stesso CT, ma possiamo dire che questa mancata qualificazione al mondiale porta un piccolissimo vantaggio, ovvero ci sarà più tempo per far crescere nuovi talenti, per metterli alla prova e si potrà dare spazio ai nuovi giovani che si stanno affacciando a questo mondo. Dunque, io il lato positivo di una mancata qualificazione ai mondiali del Qatar non la vedo. È sempre brutto essere fuori da questi grandi eventi, specie con le tradizioni del nostro calcio, con tutti i titoli mondiali che abbiamo vinto, non è mai bello, però indubbiamente è un motivo per riguardarsi dentro casa per bene, fare delle considerazioni molto valide, ripartire dai giovani. Qui però si innesta un discorso abbastanza complesso e pericoloso, cioè i nostri giovani che Roberto Mancini va a scovare, individua, li responsabilizza, gli dà l'onore della maglia azzurra, quantomeno della convocazione, poi dopo forse trova poco riscontro a livello di attività societario, e questo è il lato debole del nostro calcio, a mio avviso, dove la nazionale troppo spesso da qualcuno a torto è considerata un po' un impedimento alle progettazioni societarie, e quindi questo non va bene. Ci vuole rispetto per la maglia azzurra, rispetto per la federazione che lavora indefessamente a tutti i livelli, maschili e femminili, per la maglia azzurra. E quindi questo disinteresse, a mio avviso, chiamiamolo così, delle società, forse è un po' un freno all'attività di Roberto. Questo è Roberto Mancini. Questo io penso che sia il problema. Certo. Prego. No, prego, prego, completi. No, dicevo che questo è il freno all'attività di Roberto Mancini, che come vedete io gli ho mandato un messaggio che non sto adesso a ridirvi perché lo considero un amico oltre che un bravissimo tecnico. Roberto Mancini purtroppo si trova a preparare delle squadre con degli ingredienti che molto spesso non hanno una solidità tecnica acquisita, un'esperienza acquisita, però lui va per la sua strada, chiama i giovani, spesso e volentieri li fa anche giocare, qualcuno storge il naso pensando che siano giocatori non di grande livello, e lui invece sta dimostrando che ha ampliato la rosa degli azzurri, ha ampliato il discorso dell'interesse attorno alla squadra nazionale, e ripeto, l'unico svantaggio è che io credo ci vorrebbe una maggior considerazione da parte dei club a questa attività della nazionale. Spostandoci al lavoro che fanno i nostri club, Fabricini, è impossibile anche non fare una parentesi su quello che stiamo vedendo, perché in questo momento primeggiano per qualità di gioco anche in classifica, nonostante anche l'inserimento di un'altra squadra in rampa di lancio, sì, come l'Atalanta, Napoli e Milan, che sono due modelli economici, due modelli anche di gestione sportiva quasi agli antipodi di Inter e Juventus. Ci metterei anche la Roma, che erano le squadre anche più incensate, tra virgolette le più sponsorizzate, sì, dai media alla vigilia del campionato. È il simbolo di una Serie A che sta cambiando e deve cambiare verso quel senso, cioè Napoli e Milan possono diventare due modelli che anche le altre squadre devono seguire per rilanciare tutto il movimento italiano.
Ma io credo che Napoli e Milan siano già due modelli, tra l'altro sono guidati da due tecnici che io personalmente stimo in maniera incredibile, che sono Spalletti e Pioli, due tecnici bravi, preparati, con un carattere forte, forse si estrinseca diversamente a livello visivo il loro carattere, sono però due personaggi molto forti. Milan sono due realtà forti. Per quanto riguarda il campionato, io credo che questa anomalia di quest'anno, con un campionato che si interrompe, che dura un mondiale che dura oltre un mese, che ti rimanda all'anno prossimo la ripresa, forse dobbiamo stare un po' cauti e pensare che il campionato, non dico comincia, ma quantomeno avrà la sua velocità di crociera al ritorno dai mondiali. Ricordiamo che tante squadre italiane avranno i loro atleti impegnati in Qatar, perché purtroppo sono le nostre formazioni di Serie A sono rimpinzate di stranieri, per cui diciamo il campionato vero e proprio ricomincerà. Certo che mettere fieno in trascina, come hanno fatto già Milan e Napoli ad alto livello, e come stanno facendo con un gioco molto bello, diverso ma bello, Udinese e Atalanta, è un bellissimo segnale. Poi è chiaro che le grandi tradizionali, l'asse Milano-Torino completato con Juventus e Inter, potrà certamente riaprire il discorso e reinserirsi nel vertice, e questo può solo che far bene al calcio italiano, però deve far bene anche alla nazionale, questo dico io, cioè rispetto per la maglia azzurra da parte di tutti. È un must. Questo mondiale interromperà, come sappiamo benissimo, il campionato per praticamente due mesi, e ci sono anche nel frattempo partite ogni tre giorni. Gli infortuni, il rischio di infortuni cresce tantissimo, e quindi anche il livello della Serie A nel complesso viene un po' intaccato. Ma non c'è la paura che si possa ripetere questo modello mondiali nel corso degli anni? E sottolineiamo che non è un modello comodo. Io credo che questo modello di quest'anno, questo campionato in una parte del mondo abbastanza inusuale, non si ripeterà più. Cioè, se gli interessi commerciali hanno portato questo mondiale in Qatar, credo che in futuro il privilegio del mondiale spetterà a paesi molto più evoluti, o quantomeno paesi che hanno una cultura in itinere e hanno una tradizione più forte di quella che non ci sia adesso, per carità, con tutto il rispetto, in questo paese arabo. Quindi, Fabbricini, è stato un grande onore averla qui a Radio Punto Nuovo, grazie mille. È un piacere, buon lavoro, vi ringraziamo di cuore, grazie davvero, tante grazie buone mille. Cose, arrivederci. Grazie mille a Roberto Fabbricini, tra le altre ex commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Tra 40 secondi voltiamo pagina perché andiamo a Salerno e andiamo soprattutto a vedere quello che parleremo di Roberto D'Aversa, con Roberto D'Aversa parleremo anche di Pasquale Mazzocchi. Allora dovremmo esserci già, secondo me, con Pietro De Concilis. Pietro, niente pubblicità. Ciao, ragazzi, mi arriva dalla regia. State, come si va? Tutto bene. Martedì bello intenso. Bello pieno anche di novità, di notizie, perché ce ne sono di cose da raccontare. Salernitana che si avvia anche verso il grande appuntamento contro il Sassuolo. Salernitana soprattutto che si gode, Pietro, immagino qualcosa che ieri abbia colpito anche te, insomma, un ragazzo che arriva dalla gavetta, che arriva praticamente dal nulla, lo raccontavamo prima, abbiamo fatto ascoltare anche le sue parole, è stato qualcosa di davvero emozionante. Sì, immagino i tifosi della Salernitana come l'abbiano vissuta questa serata, e sicuramente anche il contesto giusto è stato per l'esordio di Mazzocchi, perché è entrato in una partita che obiettivamente aveva in quel momento poco da dire, però una partita comunque importante per l'Italia, che ha conquistato un primo risultato dopo l'eliminazione dei mondiali. Consentimi di dire anche da dimenticare, perché leggere tanti commenti sì, però non andiamo al mondiale, ok, insomma andiamo al mondiale, insomma, in via ironica, ecco, mi ha anche un po' stancato, devo dire la verità, perché alla fine lo sappiamo già che non ci andiamo al mondiale, ci siamo messi l'anima in pace da qualche mese, già dovremmo sopportare anche quel mese del mondiale senza vedere l'Italia. Vero. Quindi credo che sia anche arrivato il momento di guardare avanti. Dovremmo fare il tifo per altre nazionali, un po' tutte ne dovremmo adottare una praticamente. Ci divertiremo così faremo magari anche un... Voi per chi ti farete? Un fantamondiale, dai. Beh, facile dire Argentina, mancanza dell'Italia, è facile dire l'Argentina. Io no. Io Portogallo. Perché sono sempre stato legato a Cristiano Ronaldo. Attenzione a Giovanni Annunziata, legato a Cristiano Ronaldo. Mi piace il Portogallo, ma penso vinca l'Argentina. No, vincere è un parolone. Spero di no, perché magari Messi, non voglio che Messi vinca.
Ecco, ecco, mettiamola. Mettiamola così. Noi... Giovanni Antimessi. Antimessi, sempre stato Antimessi. Noi tra un po' saremo pronti anche con il nostro prossimo ospite, perché intanto anche Napoli, il quartiere Barra, ha festeggiato l'esordio nazionale di Pasquale Mazzocchi con tanti fuochi d'artificio nel quartiere, sparati proprio ieri sera nel corso, anzi alla fine del match. Ci sono anche le immagini bellissime di come è stato ritrovato anche all'aeroporto il calciatore della Salernitana, anche da tutti i suoi familiari, insomma davvero una bella immagine, mentre intanto ci sono anche novità per quanto riguarda il possibile incontro in comune tra il presidente Iervolino e anche un po' tutta quella che è l'amministrazione comunale di Salerno, perché ci sono un po' di novità che magari nei prossimi giorni potrebbero sbloccarsi, però facciamo un piccolo spoiler: noi nei prossimi giorni in realtà contiamo di avere ai nostri microfoni proprio il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, che magari ci racconterà in prima persona anche quello che bolle in pentola, anche un po' l'emozione di questo altro grande risultato che è stato raccolto e raggiunto dalla sua gestione, ovvero quello di portare un calciatore della Salernitana per la prima volta nella storia della Salernitana ad esordire con la maglia della nazionale, a debuttare con la maglia della nazionale italiana di calcio. Tutte belle notizie che però devono dare anche morale, che adesso devono anche riconvertirsi in casa Nicola per portare la Salernitana ad un buon traguardo con quello che è la partita contro il Sassuolo, perché quelle sono gare molto delicate, sono gare soprattutto dopo aver visto la sconfitta contro il Lecce da dover un attimo ricuscire, da dover un attimo soprattutto riprendere, anche perché la Salernitana ha un momento complicato tra virgolette nelle prossime settimane per quanto riguarda gli incroci. Però torniamo al telefono, è un grande onore avere ai nostri microfoni mister Roberto D'Aversa. Mister, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Mister, immagino che ieri, non dico una lacrimuccia, però una bella emozione l'abbia provata anche lei nel vedere un ragazzo come Pasquale Mazzocchi debuttare con l'Azzurro dell'Italia. Sì, devo dire che oltre la sua emozione sia in campo che anche nell'intervista, non nascondo che un po' di emozione c'è stata anche da parte mia, perché so da dove è partito e che ragazzo è e i sacrifici che ha fatto per arrivare in nazionale. Quanto si sente importante nella crescita di Mazzocchi, soprattutto considerando che è stato lei a spostarlo terzino e da lì è nata la vera e propria carriera di Mazzocchi? No, ma il fatto che lui sia arrivato a certi livelli è solo ed esclusivamente merito suo. È chiaro che poi gli allenatori cercano sempre di metterlo nelle migliori condizioni di poter rendere. Ho riportato una semplice esperienza mia calcistica di vita, dove anche a me mi avevano consigliato di cambiare ruolo per arrivare in nazionale, e non ho ascoltato questo consiglio, ahimè con dispiacere, però invece lui fin dal primo giorno del cambiamento si è messo lì a lavorare sodo come ha sempre fatto, indipendentemente dal ruolo. Però il fatto che lui sia arrivato è solo esclusivamente suo, quella è stata una condivisione, perché ha delle qualità fisiche abbinate anche magari ad un calcio al cross che poteva essere più redditizio in quel ruolo che magari l'attaccante esterno, però devo dire che la maggior parte del merito è tutto suo. Ecco mister, parliamo di un esterno capace di coprire sia tutta la fascia ma di giocare anche a quattro l'occorrenza, in un periodo, in un momento anche storico del calcio italiano in cui terzini italiani forti non ce ne sono tantissimi, o comunque non ne sono usciti tantissimi negli ultimissimi anni. Ecco, l'ulteriore carta che può giocarsi Mazzocchi, che è ancora un classe 95, è anche il fatto di saper giocare indifferentemente su entrambe le corse esterne, non so se è d'accordo. Sì, poi ho visto anche la partita dal vivo, sono andato a vedere Salernitana Empoli, devo dire che ha fatto benissimo anche a sinistra e ha fatto anche gol. Io credo che non è che manca la qualità di terzini, che numericamente ce ne sono pochi e quindi molto probabilmente questo ha agevolato Pasquale, ma in nazionale non ci si arriva solo ed esclusivamente perché c'è mancanza del ruolo, quindi certo. A periodi, a volte magari mancano i difensori centrali, a volte mancano i portieri e ultimamente mancanza di in quel ruolo, soprattutto nel piede mancino. Però ripeto, Pasquale è un ragazzo di un'umiltà incredibile,
in ogni allenamento si comporta come se fosse la partita più importante della sua vita, e credo che questo qui non lo debba perdere, deve ragionare sul fatto che è solo un punto di partenza, non un punto di arrivo, anche se ieri è sorpresa nazionale. Prova a strapparle un sorriso, mister, ma anche a Parma aveva questa bellissima voce, perché poi ci ha sorpreso tutti anche nei video che sono trapelati sui social. Oltre ad essere un ragazzo, come raccontava, molto umile, anche uno di quelli che in un gruppo ci sa stare indifferentemente da quale questo gruppo sia. Sì, io credo che quello che ha passato lui nella sua vita privata gli sia servito, e pur essendo un ragazzo che non parlava molto, sono quei ragazzi che bastano sguardo per capirsi, e devo dire che ieri anche nell'intervista mi ha stupito, però è un ragazzo intelligente, quindi sono contento sia per lui che per la sua famiglia, che ho conosciuto personalmente allo stadio di Salerno, dove Pali mi ha offerto anche il caffè, quindi è una bella parabola anche per il territorio e per tutto il resto. Tornando al 2016, la prima volta che vide Mazzocchi, avrebbe pensato di vederlo dopo 6 anni in nazionale? No, devo dire che quando ha cambiato il ruolo nel discorso tra me e lui, che questa cosa poi me l'ha ricordata lui dopo la partita, e io gli dissi proprio che se voleva arrivare ad altissimi livelli doveva indietreggiare e fare il terzino destro, perché aveva delle qualità fisiche impressionanti, aveva un motore superiore rispetto agli altri, e limitarlo solo in una zona di campo, secondo me, veniva limitato, non esprimeva sicuramente le sue doti principali. È chiaro che poi da lì ad oggi ha fatto un percorso anche con altri allenatori, lavorando quotidianamente, migliorando, perché mi ricordo all'epoca spesso e volentieri non riusciva ad ultimare le partite perché gli venivano i cranchi, ma non perché non era allenato, perché non aveva le qualità fisiche, semplicemente perché molto probabilmente sprecare energie mentali, no? Ma credo che con il passare del tempo, acquisendo sicurezza nei propri mezzi e consapevolezza nei propri mezzi, credo che quell'aspetto lì va migliorato, tant'è vero che nell'arco dei 90 minuti l'intensità non scende mai per quanto riguarda la sua prestazione. Mister, per chiudere, possiamo dire che Mazzocchi sia già pronto per una grande squadra? È chiaro che già pronto a 27 anni potrebbe suonare strano, però è chiaro che per il curriculum, per la carriera e per tutta la gavetta che ha fatto Pasquale, è arrivato un momento in cui deve esplodere, forse è appena esploso. Ecco. Io avevo letto di un interessamento del Napoli, questo non so se poi era vero o meno, però credo che, ripeto, che sia pronto per arrivare a una grande squadra, perché ormai comunque le grandi squadre devono avere delle rote ampie, no? Quindi anche sia sui titolari che sui ricambi si devono permettere comunque di avere dei giocatori di qualità, quindi sicuramente una grande rosa in Italia, nel campionato italiano, ci può stare benissimo. Mister, è stato davvero un piacere averla qui a Radio Punto Nuovo, e un grosso in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie. Grazie mille davvero a mister Roberto D'Aversa, grazie mille anche al direttore della comunicazione della Sampdoria, Alberto Marangon, che ci ha dato la possibilità di registrare e soprattutto di intervistare mister D'Aversa. Per quanto ci riguarda invece, 40 secondi, voltiamo pagina, perché torniamo nella tana di un campione del mondo come quella di Fabio Cannavaro, tra poco. Che riparte 13:42 per aprire anche la pagina sul Benevento, perché domenica si va in campo alle 16:15 contro l'Ascoli, in attesa anche di capire quali saranno ovviamente anche tutte le novità per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda anche i dubbi, perché per esempio c'è un dubbio legato alle condizioni fisiche di Antonino Lagumina, c'è un'emergenza a centrocampo con le indisponibilità di Kubica e Viviani, insomma ce ne sono di un po' di problemi, ce ne sono, e anche Cannavaro dovrà ovviamente risolverli in attesa poi di riaccogliere tutto il gruppo di rientro dalle nazionali. Però ci spostiamo nuovamente al telefono ed è un piacere ritrovare con noi Claudio Nofri. Claudio, grazie sempre. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Perché questa è una Serie B, già solo per le squadre si presenta da sola. Spesso abbiamo utilizzato, facendo arrabbiare anche qualche amante, qualche purista della B, l'abbiamo definita come una Serie A2. Se poi iniziamo a riempirla, ad imbottirla anche di campioni del mondo, facciamo presto a darle anche il titolo di Serie A2 Gold. Sì, assolutamente così. Non è banale dire, appunto, l'abbiamo sempre detto,
ogni annata, che questa è una categoria molto molto complicata per chi la intraprende, però quest'anno addirittura di più, perché ci sono veramente una marea di squadre all'interno del contesto del campionato che hanno le velleità, diciamo così, preposte a cercare di salire di categoria. E quindi è ovvio che poi questo avvento di Fabio Cannavaro, per quanto riguarda il Benevento, è un qualcosa che arricchisce sotto il profilo ovviamente di comunicazione, se vogliamo, per adesso, che poi dovrà essere dimostrato invece in campo. Io devo dire che nell'otto dei nomi che avevo letto, sinceramente mi aspettavo più in questa situazione del Benevento uno che conoscesse molto bene la categoria, che ne so, Andrea Zogli, ecco, se ne era un po' parlato, però Cannavaro, voglio dire, insomma, porta la sua esperienza da calciatore, anche da allenatore, anche se non in Italia, e quindi ovviamente arricchisce questo panorama che già per se stesso è veramente attraente, insomma. Facile parlare del livello tecnico di Cannavaro, però un pallone d'oro, campione del mondo, che si chiama Fabio Cannavaro, che cosa porta in uno spogliatoio e cosa trasmette a livello emotivo ai calciatori, a livello proprio di vibrazioni, sapendo chi c'è di fronte? È chiaro che porta prestigio e porta, non sudditanza, una parola brutta, ma insomma un'accoglienza che ti aspetti, diciamo così, in maniera molto importante a livello di concentrazione di quello che devi fare. Poi è ovvio che queste cose devono essere appunto trasmesse, e con la capacità, la metodologia che hai in allenamento di sviluppare un metodo, un modulo, uno schema, chiamiamolo come ci pare, e quindi poi sarà tutto più complicato andando avanti. Però l'inizio è veramente bello, bello, perché insomma avere un campione del mondo e poi anche una persona che ha sempre dimostrato di essere veramente corretta, educata nel modo di presentarsi, di comportarsi, è un qualcosa che, come dicevo prima, arricchisce il campionato stesso, che non ne avrebbe addirittura bisogno, ma in questo caso diventa un apice, diciamo così, ecco. Quindi sono soddisfatto anch'io, da amante del calcio e anche della Serie D, per cui ci aspettiamo anche delle situazioni, delle cose molto, molto positive. Certo, non è facile, come dicevo, perché qui adesso sono qui davanti al computer, sto guardando così per caso, stavo guardando anche prima classifica, i nomi, qui parliamo Brescia, Frosinone, Genoa, Cagliari, Parma, Spal, insomma, chi ne ha di più ne metta. La regina di Vippo Inzaghi anche così. La regina, esatto, sì, adesso mi sfuggivano altre. Non è difficile fare pronostici, e questo è già in se stesso la bellezza del calcio, perché è uno sport che anche all'interno di un contesto, proprio ritornando al Benevento, che ha vinto a Torino con la Juventus, no? E in Serie A, per dire, è difficile, è quasi impossibile fare dei pronostici, anche se le distanze tra le compagini che si affrontano sono enormi, e questa è già la bellezza. Più se ci metti appunto una carovana di nomi, di squadre che hanno intenzioni, ma anche possibilità, oltre che le intenzioni, perché le rose messe a disposizione dei vari allenatori sono di ottimo livello, è ovvio che rende questo campionato affascinante e sicuramente non pronosticabile neanche dopo la sesta di campionato, insomma. Trova delle analogie, rimanendo al campo giocato e alla mentalità, e anche forse un briciolo di inesperienza dei due allenatori, tra Genoa e Benevento, tra il suo Genoa e il Benevento, perché c'è un Blessin che non conosce il campionato italiano e sta dimostrando forse per il momento di non conoscerlo ancora benissimo. Cannavaro invece conosce benissimo il calcio italiano, ma non conosce il campionato. Ci sono delle analogie secondo lei? C'è qualche analogia, che però per esempio per quanto riguarda il Genoa piano piano sta scomparendo, nel senso che ovviamente per quanto riguarda il Genoa, onestamente l'anno scorso Blessing
non ha fatto il miracolo, non ha compiuto un miracolo da un punto di vista matematico, perché la squadra è retrocessa, però da quando è arrivato lui praticamente ha effettuato una media di un punto a partita, che se fosse arrivato all'inizio del campionato avrebbe stabilito una salvezza più o meno a 38 punti, non più o meno, a 38 punti, e quindi con qualche giornata d'anticipo addirittura. È chiaro che all'interno di questo contesto c'è da valutare il fatto che oggi il Genoa rispetto all'anno scorso è considerata l'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli eccetera, e quindi deve modificare quelli che sono i concetti di gioco che aveva intrapreso veramente in maniera brillante soprattutto all'inizio l'anno scorso, di un pressing asfissiante che non ti lasciava mai pensare più di un secondo prima di dover effettuare un passaggio, e quindi metteva in difficoltà anche squadre molto più forti del Genoa stesso. Oggi abbiamo visto proprio con il Benevento, adesso mi viene in mente, come questo modo di essere valutati come compagine tra le favoritissime per il campionato mette in apprensione sì gli allenatori avversari, ma che ricercano proprio modelli diversi. Il Benevento era arrivato in Coppa Italia con il Genoa giocando un 4-3-3, nella partita invece di campionato ha effettuato un cambio di modulo che era un 3-5-2 molto più assestato nella fase difensiva, e che in qualche maniera ha messo in difficoltà anche il rossoblù. Per cui è chiaro che adesso devi, per ciò che riguarda Blessing, mettere in grado la squadra di avere uno sviluppo offensivo più conosciuto dagli interpreti, non solamente quando rubi palla e poi cerchi di fare quello che panorama della rosa ti fa fare, ma devi anche dargli uno spartito, diciamo così, una conoscenza, un'identità di gioco a livello offensivo, certo, che per adesso si è vista solamente in parte, insomma. Cosa c'è da aspettarsi per l'esordio di Cannavaro? Perché ovviamente c'è tanta attesa, c'è anche tanta aspettativa, però bisogna anche essere onesti su un allenatore che prende una squadra nel corso della sosta, una squadra anche in profonda difficoltà di risultati, che comunque aveva dato qualche colpetto di presenza con questo 3-5-2, tanti calciatori che... Insomma, non è semplice l'esordio per Cannavaro, che giocherà anche contro una squadra molto ben attrezzata contro l'Ascoli. Allora cosa c'è da aspettarsi secondo te, Claudio? Inizialmente con il poco lavoro a disposizione che ha avuto, il tempo, è ovvio che andrà effettuato solamente una spinta a livello emotivo, psicologico, per cui ovviamente insomma, giocando in casa, ecco, trascinare attraverso quell'atteggiamento che poi dovrà essere anche consolidato ma arricchito invece da schemi, da posizioni da ottenere nel momento in cui la palla ce l'ha l'avversario, e altri movimenti invece da fare quando la palla l'hai recuperata. Però questo è impossibile che si possa intravedere immediatamente, però mi aspetto veramente dal pubblico e dai giocatori in campo che assorbono appunto questa carica, una partita insomma con gli attributi, ecco, mi veniva un'altra parola ma è meglio non dirla, ma insomma comunque sì. abbiamo capito, certo, che intendo, insomma, ecco, questo sì. Certamente. Claudio, prima di salutarci, fra poco volteremo pagina anche sulla Serie C, e a tal proposito le volevo chiedere, visto che ieri pomeriggio ha parlato anche il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, in conferenza stampa, e visto che da una parte in Serie B assistiamo a un bel po' di esoneri, potremmo dire così, in Serie C invece l'Avellino dopo 5 giornate, dopo aver cambiato l'area tecnica al gran completo, 16 acquisti, 11 cessioni, ha deciso comunque, nonostante 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria, di dare continuità al progetto tecnico per il momento. Ecco, è giusto anche dare tempo, nonostante, lei conosce benissimo la piazza di Avellino, non ci sia tempo in queste piazze? No, è giusto se sei convinto di quello che hai fatto in estate, appunto confermando o comunque acquistando, diciamo, quel modo di
quella persona che ha un modo di allenare. Purtroppo non succede spesso, si fanno delle scelte anche attraverso altri canoni che a me non paiono giusti, diciamo così. Per cui ecco, se io rispondendo alla domanda, è chiaro che se hai una linea precisa, se hai un canovaccio da trasmettere nel cervello e nelle gambe dei giocatori preciso e immutabile, allora ci vuole del tempo. Ci sono altri allenatori che invece si basano esclusivamente sulle caratteristiche dei giocatori che hanno a disposizione e quindi cambiano modulo, eccetera. E io sinceramente preferisco i primi, però le caratteristiche, se le scegli, poi le devi codificare e soprattutto valutare con un po' più di tempo. Io mi auguro molto sinceramente, adesso entrando nel sentimentalismo, che l'Avellino ce la faccia finalmente in qualche maniera ad ottenere quel posto che la storia insomma gli consentirebbe di ottenere sempre, perché sono stato dannato, adesso non mi veniva neanche l'anno perché sono passati tanti, 75-76, sì. In un posto che ricorderò sempre veramente per quello che mi ha trasmesso a livello calcistico, a livello umano, e anche per la simpatia degli stessi abitanti con i quali ho sempre avuto un rapporto molto molto amichevole, ecco appunto. E anche se poi c'erano le contestazioni anche lì, per l'amor del cielo, non è che stiamo parlando del paradiso, certo. E basta, però è sempre stata una piazza importante, diciamo. Mi sono trovato benissimo, ecco, quindi gli auguro il meglio possibile. Grazie mille Claudio davvero per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Un grande abbraccio a Claudio Onofre, un grande abbraccio anche a Pietro De Concilis, che va in direzione pomeriggio da supereroi per un'ora bella pregna di argomenti. Oh, guarda come mi caccia, oh, incredibile. Abbiamo anche un bel po' di stop and go, mettiamola così. Sì, quindi... allora, ti stanco una leggera poco. Pubblicità. Una leggera pubblicità. Sì, ti stanco poco, dai, anche perché oggi abbiamo tanto da commentare, tanto da analizzare, perché ce ne sono di cose, ovviamente, perché ieri pomeriggio, come dicevo, ha parlato il presidente Angelo Antonio D'Agostino. Allora andremo a riascoltare le parole del presidente in blocchi divisi, insomma, anche perché la conferenza stampa è durata circa 50 minuti e quindi è stata una bella chiacchierata molto lunga che ha fatto anche molto discutere. Ovviamente noi ne discuteremo con i nostri radioascoltatori già scatenati al 380 127 2000, e fra pochissimo dunque andremo anche a sentire, a leggere quello che hanno pensato sia nel corso della conferenza stampa ma anche a freddo il giorno dopo questa press conference del patron dei lupi, tra l'altro 4 giorni da Avellino Potenza. Ciao. Allora, tutto quello che servirà in casa Avellino lo potrete ascoltare dalle 14 alle 15 con il pomeriggio da supereroi con Pietro De Concilis e Dino Manganiello. Per quanto ci riguarda invece, lo speciale Napoli che partirà tra qualche minuto. P03, lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show con il sottoscritto, con Alessandro Montano, con Giovanni Annunziata, anche con i vostri messaggi al 380 127 2000. Intanto a Roma è in corso il Social Football Summit, dove ha parlato anche Tommaso Bianchini, che è Chief International Development Officer della SSC Napoli, un bel ruolo per il dirigente azzurro, che ha parlato ovviamente di tutte tematiche legate al social, tematiche legate soprattutto a quello che può essere l'archivio storico del Napoli, anche le nuove figure, per esempio molto simpatico come ha presentato le storie sui singoli Kim e Varaschelia. Creeremo qualche contenuto su di loro nei loro paesi come se fossero supereroi della Marvel, rivoluzione poi anche in campo dei diritti d'immagine. Una bella intervista che trovate anche lungamente documentata sul sito degli amici di Calcio Napoli 24. Per quanto riguarda invece il Napoli, che riprende anche un po' l'allenamento, sono rientrati dal gruppo dei nazionali Zielinski e Lobotka, che hanno anche svolto lavoro di scarico sul campo 1 del Konami Training Center di Castel Volturno. Ancora
ora personalizzato e terapie per Politano e Osimhen, due notizie da tenere ovviamente sotto la lente di ingrandimento, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Politano, che potrebbe recuperare chissà in tempo per sabato. Arrivano un po' di indiscrezioni che poi approfondiremo anche nella giornata di domani. Intanto ritroviamo Rosario Pastore ai nostri microfoni ed è sempre un grande piacere, grazie mille Rosario. Grazie a voi, buon pomeriggio. Parto dall'assenza di Politano perché mi sembra uno di quei temi che in un Napoli che vede Varaschelli e Raspadori andare benissimo in nazionale, anche tutti gli altri nazionapoli andare bene con le rispettive selezioni, l'assenza di Politano dà quell'amaro in bocca che proprio non ci voleva in un periodo del genere. Anche perché Politano era in una condizione, e speriamo che ritorni come prima, era in una condizione splendida. L'abbiamo visto così con quale freddezza ha calciato quei due rigori che già hanno determinato poi le vittorie del Napoli, ed è veramente un peccato. Il Napoli è particolarmente sfortunato in questo, quando anche l'anno scorso, quando sembrava che Osimhen avesse appreso appieno le geometrie della squadra, ecco che Osimhen ci viene meno, poi ci è venuto meno anche per la Coppa Africa, per carità. Purtroppo ci capita spesso questo fatto, consoliamoci con gli altri elementi che hai ricordato tu, cioè col fatto che Quaraschelia e Raspadori hanno dimostrato, hanno confermato di essere due acquisti azzeccatissimi da parte del Napoli. Adesso può essere il momento del riscatto di Lozano dopo una partenza di stagione, diciamo, non proprio eccellente. Lozano anche lui ha segnato un bel gol col Messico, non so se l'hai visto nei filmati. Sì, mi riferisco al Napoli, guarda, chiaramente. Io sono particolarmente legato a Lozano. Lozano è un altro giocatore che non è stato molto fortunato nella sua avventura napoletana, un po' per carità, per dei meriti suoi, un po' specialmente molto anche per problemi fisici e per non essere stato utilizzato secondo le sue caratteristiche. Lozano è uno che sulla sua fascia raramente riescono a fermarlo, è uno dei pochissimi che con le sue dribbling, una volta si chiamavano serpentine, quelle di Pesaura, non so se voi le ricordate, con i suoi dribbling riesce a superare il suo difensore e entrare in area di rigore. Lozano è un giocatore prezioso, io spero davvero che riesca a dimostrarlo finalmente una volta per tutte, anche perché rientra in quelle categorie di giocatori che non sono ben voluti, chissà perché, dai tifosi. Lozano è uno di quelli che probabilmente, ripeto, anche per dei meriti suoi, non ha acceso mai fino ad oggi la fantasia della gente. Se c'è un giocatore che il tifoso critica, come amava criticare fino all'anno scorso Insigne, è proprio Lozano. Proprio per questo spero davvero che riesca ad uscire da questo limbo in cui è precipitato in qualche modo e che riesca a confermare quali sono le sue doti e a confermare perché la validità di un acquisto di 40 milioni che fino all'arrivo di Osimhen era il più oneroso per il Napoli. Ti traccio un blocchetto di partite: Napoli-Torino, Ajax-Napoli, Cremonese-Napoli e ancora Napoli-Ajax. In questi quattro appuntamenti cosa si aspetta Rosario Pastore dal Napoli? Beh, acqua io come l'acqua, è chiaro che mi aspetterei il massimo. Voglio dire, col Toro abbiamo parecchie possibilità di superare la situazione, con l'Ajax sarei molto prudente. Io, come tutti voi, abbiamo visto l'Ajax che cosa è capace di combinare e che bella squadra è quando decide di giocare all'olandese, alla grande. Per fortuna il Napoli, con quelle due vittorie che già ha conquistato, ha fatto dei passi avanti molto significativi nella classifica della Champions. Ora dovrà cercare contro l'Ajax di essere, non dico prudente perché non è nelle caratteristiche per fortuna di questa squadra, ma di giocare con intelligenza. È importantissimo giocare con intelligenza. Cassano si dimostra mai banale nelle dichiarazioni, non conosce mezze misure. Non so se hai visto ieri in un podcast con Fedez, ha parlato di Maradona dicendo che Diego ha vinto il primo scudetto a Napoli con sue dichiarazioni, con una squadra di scappati di casa. Tu che conosci ovviamente molto meglio di noi quel Napoli, come ti sono sembrate queste parole di Cassano? Sono castanate.
cioè voglio dire, Cassano è un giocatore che aveva un grandissimo talento e non è riuscito mai a esprimerlo completamente per difetti caratteriali, per mancanze caratteriali. Cassano poteva diventare uno dei giocatori più significativi della storia del calcio italiano e ha sprecato malamente questo suo talento. Ora si sta divertendo un po', noi abbiamo fedeli a Napoli, che credo sulla stessa linea, cioè si sta divertendo a dipingere gli altri secondo la sua mentalità, che non credo sia quella, no, sicuramente sono sicuro che non sia quella da seguire. Cassano ha detto un bel po' di sciocchezze, ha dimenticato che prima di arrivare a quello scudetto il Napoli aveva sì preso Maradona con Iuliano, ma poi aveva avuto la svolta prendendo come direttore generale un certo Italo Allodi, il quale Allodi costruì veramente pezzo per pezzo una grande squadra. A fianco a Maradona non c'erano mezze calzette, c'era un tipo che si chiamava Salvatore Bagni, c'era uno dei più grandi centravanti del calcio italiano di tutti i tempi che si chiamava Giordano. C'erano elementi importantissimi che che aiutarono significativamente Diego a conquistare quello scudetto. Quindi ribadisco, non diciamo cazzate. Ecco, direi che con questa possiamo tranquillamente salutarci. È sempre un grande piacere averti qui a Radio Punto Nuovo, Rosario, davvero. Piacere è tutto mio e buon lavoro. Un grande abbraccio a Rosario Pastore, una delle firme più riconoscibili anche del nostro giornalismo, soprattutto del giornalismo campano. Noi tra un po' continuiamo ancora con i nostri ospiti, torneremo al telefono presto, giusto per ricordarvi anche un po' quelli che saranno gli appuntamenti del Napoli in questo ottobre, perché sabato primo, l'abbiamo detto, si giocherà col Torino, poi il primo atto della gara contro l'Ajax alle 21, martedì 4 ottobre, poi domenica 9 alle 18 la sfida dello Zini contro la Cremonese e poi, attenzione anche per gli amici che magari si stanno interessando già per il biglietto eccetera eccetera, Napoli-Ajax, seconda gara al Maradona per quanto riguarda la Champions League di quest'anno, si giocherà alle 18:45 il 12 ottobre, quindi ripeto alle 18:45 si giocherà tra virgolette in pomeridiana la gara contro gli olandesi, poi 16 ottobre gara contro il Bologna, 23 ottobre la gara contro la Roma all'Olimpico, poi ottobre che si concluderà con le sfide contro Rangers sempre in casa e poi Napoli-Sassuolo, incrocio molto particolare per Giacomo Raspadori che Beppe Incocciati, mister buongiorno, è di fatti il volto di questo nuovo Napoli o facciamo ancora troppo presto a dirlo? Sicuramente fa parte di un Napoli più che positivo, quindi Raspadori sta facendo bene sia quando entra in campo, lo stiamo vedendo anche in nazionale, sta facendo benissimo, quindi un ragazzo proprio al massimo degli entusiasmi e questo insomma va bene per tutti, però insomma il campionato è lungo, bisogna cercare sicuramente di mantenere il più possibile in anterate queste cose positive, no? Tra cui la forma dei giocatori, quindi questo aspetterà poi Spalletti strada facendo. E appunto adesso per Spalletti come sarà gestire un Raspadori che in nazionale in due partite segna due gol, poi c'è Osimhen che è chiaramente il suo centravanti sul quale fondamentalmente ha impostato tutto il gioco e nel frattempo anche un Ciolito Simeone che decide una partita non banale come quella di San Siro contro il Milan con un grandissimo gol da centravanti. Ma per le diversità anche tipologiche dei giocatori Spalletti ha questa grande opportunità di poter scegliere anche in base alle esigenze che sono correlate alle squadre avversarie, no? Quindi ci sono tutti gli elementi per poter affrontare un'annata diciamo su livelli importanti, lo stiamo vedendo già dalle prime battute, quindi Spalletti, il compito di Spalletti è quello, ecco, di cercare di tenere saldo lo spogliatoio, soprattutto in momenti in cui poi magari ci sarà bisogno di fare forza su quello che è
la materia grigia dei propri giocatori, e quando ci saranno momenti di difficoltà, ecco, che siano bravi a gestirla insieme e semmai a risolvere le problematiche. Questo è l'unico compito, quello sicuramente più importante dell'allenatore, perché Spalletti, insomma, tecnicamente non è che possiamo dire nulla, però la gestione dello spogliatoio in un'annata importante dove ci sono molte situazioni di concorrenza, questo determina poi alla fine chi vince e chi non vince. L'abbiamo visto l'anno scorso con Pioli, no? Benissimo. Che aveva, a mio avviso, una squadra sicuramente non a livello del Napoli, né tantomeno a quello dell'Inter, però abbiamo visto che la differenza l'ha fatta un po' quello che è una struttura, diciamo, uniforme di uno spogliatoio che ha lavorato tutti insieme per la stessa meta. Che invece non è successa al Napoli e tantomeno è successa all'Inter. Quindi, dicevo, 7 giornate non sono abbastanza per poterci dare magari un quadro completo anche delle gerarchie, delle dinamiche che ci porteremo fino all'ultima giornata, dove poi si inizierà a giocare pesantemente anche per i bersagli grossi. Però sono quantomeno abbastanza per dire a Napoli e Milan che quest'anno c'è anche l'Atalanta e fa sul serio. Sì, lo penso anch'io questo, credo che l'Atalanta sia una delle squadre che, diciamo, è un po' su quella che è una linea di lavoro che comunque dà dimostrazione che l'ambiente a Bergamo è molto forte, molto conforme ai risultati, quindi sembra una squadra, diciamo, granitica che lavora tutti spingendo dalla stessa parte. L'anno scorso ha avuto un calo, secondo me, legato anche a delle problematiche, insomma, di turbolenze societarie. Sembrava che ci fosse una vendita in corso, un acquirente in corso, quindi inevitabilmente quando accade questo ci sono dei risvolti negativi, no, all'interno di uno spogliatoio. Quindi voglio dare tra virgolette la responsabilità a questo tipo di situazione, perché l'Atalanta anche l'anno scorso era una squadra che da gran parte del campionato l'ha fatta da protagonista, e quest'anno è lì Sorniona, è lì che sicuramente, se riesce a mantenere l'umiltà credo per la quale si caratterizza tutto l'ambiente dell'Atalanta, è una squadra ostica che può sicuramente dare fastidio a tante. Ma quindi, per salutarci anche con un sorriso, crede che Spalletti abbia capito gli errori dello scorso anno? Io nell'occasione a Canale 5 gliel'ho chiesto, l'occasione della Champions League, lui forse non ha capito bene che cosa io volessi dire, proprio per questo volevo fare emergere il fatto che l'anno scorso nei momenti importanti forse alcuni giocatori di livello non lavoravano per lui. Questo un po', conoscendo lo spogliatoio, conoscendo l'ambiente, credo di non poter sbagliare, e difatti nei momenti importanti sono venuti meno, insomma, ricordiamo la partita con l'Inter, col Milan soprattutto in casa, che è stata una partita che ha determinato molto, dove Insigne e altri giocatori di livello sono risultati assolutamente assenti. Mentre invece quest'anno tutti, lo stiamo vedendo, tutti lavorano a mille, e quindi lui ha in mano lo spogliatoio, cosa che secondo me l'anno scorso non era così. E questo è un pregio per lui, significa che è riuscito anche attraverso le sue strategie a fare in modo che lo spogliatoio, la squadra fosse, diciamo, riempita da giocatori che lavorano e basta, non sono prime donne per il momento. E quindi adesso è lui che comanda, è lui che ha in mano il termometro dello spogliatoio, della situazione, e quindi secondo me sta facendo benissimo. Da qui in avanti, proprio perché è prima in classifica, proprio perché è la squadra che gioca meglio di tutte, proprio perché è riconosciuta da tutti, una squadra che può vincere lo scudetto come del resto quella dell'anno scorso, adesso sta lui a cercare di tenere forte
le mura di difesa, perché verranno sicuramente attaccati, tutti vorranno battere il Napoli, tutti vorranno, e quindi il lavoro di Spalletti è prevalentemente questo. Mister, come sempre, grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie a voi, buon lavoro. Un grande abbraccio a mister Beppe Incocciati. Un paio di minuti e rientriamo ancora con tanti ospiti. Tra pochissimo, anche per tenere i fari puntati sugli altri nazionali impegnati in casa Napoli, manco a dirlo, Baraschelia ieri grandissimo protagonista della vittoria della sua Georgia contro Gibilterra, un gol e un assist nella vittoria per 1-2 della formazione georgiana. Abbiamo raccontato anche di Lozano, che è rientrato benissimo al 100% della condizione anche con il suo Messico, e spera di farlo anche con Napoli, anche se in realtà Lozano e Kim vanno verso un rientro molto tardivo, quindi saranno due situazioni ovviamente da tenere sotto monitoraggio, perché vanno appunto monitorati come rientreranno, se rientreranno al 100% della condizione, insomma tanti piccoli aspetti che ovviamente fanno un po' il gioco delle parti per quanto riguarda la sosta per le nazionali. Fatto sta che Raspadori dovrebbe probabilmente rientrare nelle prossime giornate, già nella giornata di domani a dire il vero, quindi bisogna anche vedere un po' come stanno tutti gli altri che invece erano un po' più sotto tiro tra virgolette con le rispettive nazionali. Ne parliamo soprattutto di Vicia Varaschelia con chi per Sky Sport ha spesso raccontato anche nelle dirette gol per la UEFA Nations League, la Georgia, Nicolò Ramella. Nicolò, grazie mille per essere con noi. Grazie a voi, un piacere, buona giornata. Non è un segreto per te che racconti da tanto tempo la UEFA Nations League per i microfoni e le telecamere di Sky. Però noi a Napoli siamo rimasti molto sorpresi da Vicia Varaschelia già da quest'estate. Ma avevi il sentore, avevi anche già un po', non dico la presunzione, ma quella smargiasseria nel dire no, questo è uno forte adesso che arriva in Serie A, dato che il Napoli comunque l'ha preso praticamente già al termine della scorsa stagione, fa il botto. Ti devo dire la verità, sì. No, dai, senza presunzione assolutamente, però quando un giocatore è di un livello superiore, lo si vede dalla corsa, lo si vede dalla mentalità, lo si vede dai movimenti, lo si vede da come aiuta il compagno, lo si vede da come va alla ricerca del pallone. E anche nella partita di ieri sera ho visto proprio questa mentalità di volersi migliorare sempre, anche contro Gibilterra, che potrebbe essere tranquillamente snobbata, nonostante la Georgia, insomma, non so, la Germania o l'Inghilterra, ma comunque superiore a Gibilterra. Mi raccontano anche chi lo vede da vicino più giorni di un Kvara che ha una capacità di volersi migliorare, che lo sta per poi etichettare come campione, come top player, perché questo poi sta diventando. Ma tu hai parlato chiaramente della volontà di migliorare da parte di Kvaratskhelia, ma a te dà la sensazione anche di crescere, di riuscire a crescere partita dopo partita? Sì, devo dire di sì, soprattutto nella ricerca dell'uno contro uno e della superiorità numerica, nella appunto sempre sua volontà della sterzata proprio di creare la superiorità numerica negli ultimi 16 metri, che è un po' quello che fa la differenza tra il giocatore e il campione, ovvero la sterzata finale che poi porta o un assist o una conclusione, un rigore procurato come è successo ieri sera e poi segnato anche. Quindi secondo me sì, sta anche facendo quel salto di qualità. Quel salto di qualità lì, diciamo che il Napoli ha trovato un campione ed è stato molto bravo a scovarlo e soprattutto ha trovato in Spalletti, credo, l'allenatore giusto per esporre al meglio le proprie potenzialità. Anche perché quello che abbiamo visto in Champions su Varaschelia fa molto ridere anche un po' l'approccio che c'è stato ad inizio stagione, perché segna contro il Verona, segna contro il Monza, e sì, però aspettiamo le grandi partite. Segna, diventa comunque determinante contro il Liverpool, determinante contro i Rangers, determinante anche a Milano perché prende lui il rigore su Dest, e aveva fatto lui cambiare Calabria per Dest con l'ammonizione. Insomma, quante altre partite dobbiamo aspettare per dire che questo ragazzo è un calciatore tra i primi 5 in Serie A?
No, secondo me non bisogna più aspettare, ma è una realtà, poi come sappiamo tutti e come il calcio ci ha insegnato, magari ci saranno dei momenti in cui non sarà così decisivo nell'arco di una partita o nei momenti di calo, ma voglio dire, se li hanno anche i grandissimi campioni o li hanno avuti, è sicuramente una realtà, ormai non è più una sorpresa e anzi, bisogna aspettarsi anche un miglioramento netto sia dal punto di vista tattico e tecnico, perché poi ti porta questo anche il nostro campionato italiano, che è molto difficile da questo punto di vista, quindi assolutamente è una realtà ormai consolidata nonostante siamo lì. Eppure Spalletti nelle interviste post gara, nelle conferenze stampa, quando parla di Kvaratskhelia spende più parole tra virgolette dure, nel senso che sottolinea i suoi errori, cerca di non fomentarlo tra virgolette, nel senso che vuole parlare un po' di quello che non è andato nel ragazzo, mentre tutti quanti giustamente ne esaltano le doti, le qualità, anche contro il Monza. Spalletti ha parlato di ciò che non è andato in Kvaratskhelia, ma questa secondo te è una sorta di protezione nei confronti di quello che fondamentalmente è ancora un ragazzo di 21 anni? Sì, è una protezione sicuramente, io credo che faccia bene per costruire la mentalità vincente non solo di squadra ma appunto del singolo, in questo caso di Kvara, perché io dico sempre che il vincente non dà la colpa a un altro o pensa all'errore, il vincente trova le soluzioni, e quindi Spalletti facendo questo crea proprio questa mentalità vincente, dice sbagliato, devi migliorare quella cosa lì, devi migliorare ancora su questa cosa, e senza sottolineare le cose che già un giocatore che mi sembra tra l'altro anche molto maturo nelle analisi proprio personali eccetera sa già quello che non è andato e quello che è andato, quindi serve a questo proprio la guida tecnica, e come dicevo prima Spalletti sicuramente con la sua esperienza e la sua capacità di leggere poi il singolo giocatore può essere determinante nella crescita poi esponenziale di Kvaratskhelia. Nicolò, grazie mille davvero per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. No, grazie a voi, buona continuazione, alla prossima. Un grande abbraccio a Nicolò Ramella, che ieri ha raccontato per Diretta Gol di Sky Sport in tema di Nations League la gara tra Gibilterra e Georgia. 60 secondi prima di andare al nostro prossimo ospite, anche con un veloce stop and go, fa bene quindi Spalletti per te Giovanni a martellare sui tra virgolette i lati negativi, ma su quello che deve ancora migliorare Kvaratskhelia. Esaltarne troppo le qualità forse non va bene per lui che deve fare da pompiere, abbiamo detto più volte questa cosa, Spalletti deve lavorare da pompiere in questo caso, perché Kvaratskhelia resta un classe 2001, un giovane che all'improvviso si sta ritrovando in una realtà che non aveva, in cui non si era mai confrontato, perché è tutto molto più grande rispetto a quello che aveva vissuto in Russia e anche in Georgia. Siamo a Napoli, una città che ti travolge e che però ti può travolgere anche nei momenti negativi. Se ci si affida troppo ad un Kvaratskhelia si rischia nei momenti no di dire è tutta colpa tua, sei tu che devi essere il trascinatore. L'abbiamo visto tanto con Insigne, questo con Insigne vabbè chiaramente il discorso è differente perché lui anche in qualità di napoletano era bersagliato ancora di più, poi ci sono stati tanti errori eccetera eccetera, inutile parlarne ancora, però è proprio questo il discorso che faccio, si rischia di incappare in diciamo situazioni scomode perché ci si affida troppo a lui, perché lo si carica troppo di responsabilità e diventerebbe un po' scomoda appunto la situazione eventualmente. 20 secondi di stop and go e torniamo ancora al telefono da tanti ospiti. Ancora per tenere non solo i fari puntati su quello che è il momento del Napoli, quello che sarà Napoli-Torino, ma anche e soprattutto per quello che è significato Diego Armando Maradona per questa piazza, per questa città, perché apriremo anche una piccola pagina sul Pipede Oro. Intanto un po' di notizie che arrivano anche dal resto della Serie A, perché ci potrebbe essere un po' di problemi per quanto riguarda l'Inter, che ovviamente perderà Brozovic a lungo, però attenzione anche per il sostituto, perché è arrivato Aslani
vero dall'Empoli, però è anche un po' scomparso nelle ultime gare, non ha avuto tantissimi minuti, forse quelli che anche si attendeva il giovane prodotto dell'ex insomma della squadra toscana. Staremo a vedere un po' anche l'Inter come assorbirà una perdita molto importante per le proprie rotazioni, anche soprattutto per quello che succederà. Intanto la FIFA pagherà lo stipendio solo dopo 28 giorni di stop, quindi è vero che Brozovic ovviamente sarà KO per quasi tutto il mese di ottobre e rientrerà soltanto a ridosso del mondiale, però questo è un po' la resa dei conti che prima o poi doveva arrivare, che anche avevamo in qualche modo pronosticato ad inizio stagione, cioè ovvero che nelle settimane a ridosso poi dell'inizio mondiale molti club, molte squadre potrebbero incappare in alcune strane tra virgolette richieste da parte della federazione, in alcuni giochi, non dico di politica ma semplicemente di gestione di questi calciatori. Per esempio ha fatto il giro del web l'indiscrezione che vorrebbe la federazione argentina aver già allertato i club dei suoi calciatori a non far giocare proprio questi ultimi, l'ultima gara prima del mondiale, quindi Lautaro salterebbe Inter Lazio proprio la gara prima del mondiale, il Napoli potrebbe perdere in caso di convocazione Simeone contro l'Udinese che è la gara del 12 novembre proprio prima del mondiale, insomma tutti incroci, tutti incastri che potrebbero dare fastidio, questo va detto, potrebbero dare fastidio, però è anche qualcosa che avevamo messo in conto, quindi è inutile adesso star qui a sottolineare e soprattutto a leccarsi le ferite, perché sapevamo sin dal primo giorno di questa stagione a cosa si andava incontro. Intanto brutte notizie per il Torino, ma fino ad un certo punto, perché si è fatto male Pietro Pellegri con l'Italia Under 21, ma è semplicemente un risentimento all'adduttore destro, quindi non escluso che possa recuperare per Napoli. Torino che in attacco ha un problema esistente, quello della mancanza di una grande punta, perché c'è praticamente soltanto Sanabria come punto di riferimento, Pellegri dovrebbe fargli ogni tanto da staffetta, però sappiamo anche la tenuta fisica di un ragazzo come Pietro Pellegri che è stato sfortunatissimo negli ultimi anni, ma che insomma testimonia anche quello che è un problema vero e proprio di tenuta fisica, che ovviamente va anche questo tenuto in conto quando si parla di Pietro Pellegri. Tra un po' dovremmo essere pronti con il nostro prossimo ospite, aspetto un cenno dal nostro Giovanni Annunziata per dargli il ben ritrovato in diretta, perché dovevamo parlare anche un po' di Diego Armando Maradona, una giornata comunque molto particolare. Ovviamente le dichiarazioni di Cassano hanno fatto specie, hanno fatto anche un po' tra virgolette scalpore tra i tifosi del Napoli. Prima anche il nostro Giovanni Annunziata lo chiedeva a Rosario Pastore, che è stato uno dei cantori di quel Napoli, però di quel Napoli, uno dei protagonisti di quel Napoli è stato anche e soprattutto un amico di Radio Punto Nuovo come Gigi Pavarese. Gigi, grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio, forza Napoli, sì, ma io non giocavo. Gigi, io giocavo a carte. Mi dai un tuo commento sulle parole di Cassano, che ha detto che il Napoli ha vinto lo scudetto con Maradona e altri scappati di casa? Ma io non so cosa intenda per scappati di casa, forse voleva nel suo linguaggio in un italiano poco comprensibile, intendeva dire forse dei ragazzi che per così perseguire e correre dietro a un sogno sin da giovani, da giovanissimi hanno lasciato i propri affetti familiari, i propri genitori, e che poi hanno raggiunto l'apice nella loro carriera conquistando uno scudetto a Napoli, credo che questo intendesse dire, dimenticando che soprattutto per quanto concerne il primo scudetto, c'erano molti ragazzi che venivano dal settore giovane del Napoli, quando il Napoli aveva così cominciato un programma a livello giovanile che raggiunse l'apice soprattutto al conseguimento del primo scudetto con la prima squadra, dove c'erano addirittura 8 giocatori che venivano dal proprio settore giovanile. Forse intendeva questo, credo, Cassano, e
ricordando che quando fu costretto a lasciare Bari e quindi i suoi affetti familiari, la mamma dovette seguirlo proprio per evitare che lui scappasse di casa, probabilmente. oggi lo stesso Cassano parla bene di questo Napoli, gli piace, dice sempre così. Comunque, che Napoli ritroviamo dopo la sosta? Ma che Napoli troviamo? È chiaro che comunque troveremo Napoli, mi auguro, diciamo, rinfrancato e soprattutto con l'entusiasmo di Raspadori, che si è messo maggiormente in evidenza come Clara del resto della propria nazionale, ma credo che Raspadori sia l'elemento principe adesso in Italia, e tutti si stanno accorgendo di questo calciatore, dando merito a Napoli che ha fatto un sacrificio enorme per accaparrarselo, e non privo di critiche e scetticismi di molti, perché la valutazione sembrava veramente esorbitante. Oggi tutti a complimentarsi, credo, con il Napoli per questo rapace dell'area di rigore, per questo ragazzo che per certi aspetti molti ricorda Paolo Rossi, ma non me ne vogliate, rispetto a Paolo Rossi credo che abbia delle caratteristiche che lo accomunano, come il fatto di avere il vizio di far gol, ma soprattutto credo che tecnicamente, forse, non me ne voglia la buon'anima di Paolo Rossi, ma credo che forse tecnicamente sia superiore, anche se ieri soprattutto nel secondo tempo ha lasciato molto a desiderare, ma come del resto negli ultimi 20 minuti un po' tutti, non riuscendo più a tenere palla e a far salire la squadra. Ora diventa anche difficile capire anche chi giocherà contro il Torino, perché da un lato c'è un Raspadori eroe nazionale, dall'altro c'è un Simeone eroe a San Siro. È vero, sono i problemi che tutti gli allenatori vorrebbero, però comunque un problema resta, perché su chi punterà secondo te, anche guardando le caratteristiche del Toro, Spalletti? Spalletti sicuramente punterà sugli 11 che gli garantiscono sicuramente, almeno inizialmente punterà alla migliore formazione che potrà schierare, ben conscio di quella che è lo stato psicofisico in questo momento sia dell'uno che dell'altro, di Raspadori che di Simeone, però è chiaro che sono due giocatori che hanno caratteristiche diverse, e dipenderà un po' da quella che sarà l'intenzione di Spalletti, che fino ad oggi sapientemente li ha alternati, e adesso vedremo. Mi auguro che questo tolga il sonno a Spalletti fino diciamo, all'inizio della partita, perché questo credo che è l'obiettivo che si era prefissato Giuntoli, si erano prefissati Giuntoli e De Laurentiis, quello di mettere a disposizione una squadra completa in ogni reparto e soprattutto con due giocatori per ogni ruolo. Diciamo che tutti gli allenatori vorrebbero avere di questi problemi. Gigi, comunque si è parlato tanto dell'importanza dei leader in questo Napoli, con i tanti leader che sono andati via, ma oggi i nuovi leader di questo Napoli, tu dove li vedi? Chi sono? Il leader maggiore credo senza dubbio sia Spalletti. All'interno dello spogliatoio si dico senza dubbio per autorevolezza, per personalità e per esperienza. Quindi anche io ci metterei anche Zielinski, che lo vedo che sta crescendo molto, oltre Mario Rui e Di Lorenzo, che sono un po' i due capitani del Napoli. Tu li conosci certamente meglio di me, perché tu hai maggiore frequentazione rispetto a me. Io dall'esterno, ve lo ripeto, in questo momento credo che il leader carismatico sia proprio l'allenatore, e ne sono felice per il Napoli e soprattutto per Spalletti. E all'interno dello spogliatoio sicuramente un giocatore come Sirico è il punto di riferimento per tutti, dai compagni alla società. Gigi, è sempre un piacere averti qui a Radio Punto Nuovo, alla prossima. Piacere è mio, grazie a voi perché vi ricordate sempre di me. E forza Napoli. Grazie mille a Gigi Pavarese. Tra 40 secondi, ultimo blocco di Punto Nuovo Sport Show. 14:42, ultimo blocco di Punto Nuovo Sport Show. Vi ricordo, anche e soprattutto in questa ultima tratta, se avete messaggi al 380-127-2000, vi leggiamo con grande piacere, così come le vostre note vocali le ascoltiamo sempre con grande curiosità. Intanto la Gazzetta dello Sport, Montella, ha
incoronato il Napoli. Gioca benissimo, non immaginavo però che Juve e Inter potessero avere questi problemi, ma c'è tempo per recuperare perché hanno rose molto molto ricche e il mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese. Tra le squadre che seguo con più piacere, il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca davvero un calcio godibile, giocano benissimo, Spalletti è geniale come sempre, però attenzione perché l'Atalanta darà fastidio a tutti. E poi sulla Roma mi diverte molto, Mourinho ha creato un entusiasmo che ricorda quello del nostro scudetto, quello del 2001, quando a Roma si respira quell'aria può succedere davvero di tutto. Sono curioso poi di vedere i progressi della Lazio, mentre sta un po' deludendo la Fiorentina rispetto allo scorso anno, quando invece aveva entusiasmato. Tra le medio piccole, complimenti all'Udinese e all'Empoli. Torniamo però sul Napoli, lo facciamo con Angelo Forgione. Ciao Angelo, grazie mille. Buon pomeriggio a voi. Allora, abbiamo un po' di temi, tra virgolette, da trattare. Alcuni te li ho anche anticipati nella nostra chiacchierata prima della diretta, però partirei un attimo dalla nazionale, perché negli ultimi anni abbiamo spesso raccontato, no, del blocco Juve, dell'Ital Juve, di questo blocco che arrivava dal bianconero all'azzurro con grande facilità. Mancini ha un po' cambiato le carte in tavola, anche perché ha cambiato le carte in tavola proprio il calcio italiano e anche le strutture delle varie società, però stiamo vedendo anche tanti campani. E a memoria è qualcosa che comunque va sottolineato, perché difficilmente si era vista una nazionale con così tanti ragazzi provenienti dal sud. Ma il sud, ma anche la Campania in fattispecie, è un grandissimo serbatoio del calcio italiano. Il problema è che poi si perdono o comunque sono costretti ad andare a crescere in società del nord, che spesso insomma creano affiliazioni con le scuole calcio locali, quindi sarebbe lunga la lista dei calciatori napoletani che negli ultimi 20 anni, insomma, ma anche qualcosa di più, sono riusciti a guadagnarsi il proscenio della nazionale. Una nazionale che chiaramente e ovviamente insomma attinge al serbatoio nazionale, ma in un calcio che è diverso rispetto a quello del passato, perché la Juventus di un tempo, il famoso blocco Juve, era di un calcio in cui gli stranieri erano veramente pochi. Invece adesso, dopo la famosa legge Bosman e tutto quello che ne è conseguito dopo, chiaramente ormai, ma lo stesso Napoli, basta vedere lo stesso Napoli, è una squadra infarcita di calciatori stranieri. Le squadre oggi sono piene di stranieri. Il Napoli evidentemente nell'ultimo periodo ha un occhio di riguardo più verso, anche verso i calciatori italiani, quindi essendo un club che è in forte crescita ed è comunque alla ribalta negli ultimi 10 anni, insomma, è chiaro che poi ci ritroviamo oggi con un blocco Napoli che riesce a un blocco, diciamo, chiamiamolo così, un mini blocco Napoli che riesce a portare il club alla ribalta della nazionale italiana. Restando in tema talenti campani, soprattutto napoletani, perché secondo te De Laurentiis non investe con convinzione nei giovani di questo territorio? I risultati delle giovanili del Napoli stonano veramente tanto con quelli della prima squadra. Sì, è una precisa, come dire, direttiva della società, la mission è questa, è inutile che ci siamo intorno, insomma, il club sul vivaio non ci punta più di tanto, preferisce acquistare calciatori già fatti, calciatori giovani comunque già alla ribalta, ma sul vivaio, sulla primavera, sulle squadre minori investe davvero poco, quindi è chiaro che questa è proprio una direttiva del club, quindi così come per quanto riguarda altre situazioni, il famoso stadio mai fatto, il centro sportivo di proprietà mai fatto, sono tutte situazioni che riguardano una certa missione della società, e siccome la coperta è corta, c'è poco da dire, la coperta è corta, quindi se vuoi fare lo stadio, vuoi fare il vivaio, vuoi fare il centro sportivo di proprietà, è chiaro che poi dopo devi accettare di abbassare un po' l'asticella con la prima squadra, e invece il Napoli punta tutto all in sulla prima squadra, facendo necessità virtù, quindi con le strutture che si ritrova e con i calciatori che in qualche modo va a acquistare sul mercato, ripeto, già fatti, anche se sono giovani, ma comunque già fatti. Raspadori per esempio è un esempio di tutta questa filosofia che ho raccontato.
Anche perché poi bisogna anche fare la tara sul modello gestionale che segue il Napoli, e se guardiamo più in alto, anzi se guardiamo la classifica, guardiamo più in basso, guardiamo la Juventus, non è che in questo momento le altre ridono, Angelo? No, assolutamente no. Allarghiamo un attimo l'ottica. Oggi la Juventus cosa sbaglia fondamentalmente, se parliamo di Juve? La Juve sbaglia nell'andare a pescare calciatori attempati, ormai diciamo usurati, Pogba, Di Maria addirittura acquistato per un anno, e lascia calciatori come Kvaratskhelia e Kim, che ha trattato, che erano nella sua orbita, facili ormai a quel punto da prendere, perché la Juve avrebbe potuto prenderli, e invece rilascia perché evidentemente ha altri obiettivi. È evidente che l'operato della Juventus non produce effetti, sbaglia. Il Napoli poi evidentemente ha acquistato questi calciatori, ha dimostrato al calcio italiano, alla Juventus stessa, che oggi come oggi nel campionato italiano bisogna investire su calciatori giovani di prospetto, e non aver paura di buttarli nella mischia, perché se c'è un tipo di qualità di gioco, voglio dire, anche perché poi Spalletti sicuramente offre una qualità di gioco superiore a quella di Allegri, evidentemente quei calciatori pronti via riescono a dare un contributo importante. Lo stiamo vedendo con il Napoli ed è un esempio paradigmatico per tutto il calcio italiano. Anche perché poi se guardiamo anche le parole di ieri di Commisso a Sport Italia, che ha anche un po' tirato le orecchie tra virgolette al sistema calcio italiano, perché ha sottolineato come Juve, Inter, ma lo stesso Milan abbiano perso centinaia di milioni di euro negli ultimi anni. La Fiorentina, che come il Napoli sta cercando di tenere sempre i bilanci in ordine, sta sempre cercando di tenere una certa linearità nella gestione, non è che non vengono riconosciute, ma non vengono quantomeno premiate poi nel confronto con queste altre squadre. No, perché purtroppo il calcio italiano ha bisogno di quei club lì, ha bisogno di Juventus, Milan e Inter come il pane. E è un retaggio storico che ci portiamo dietro, quindi si tende a intanto favorire le spese che questi club fanno, e spese che in qualche modo riescono a essere ripianate perché ci sono delle holding alle spalle, comunque dei fondi, oggi dei fondi per quanto riguarda Milan e Inter, dei gruppi stranieri, quindi è chiaro che poi gli altri club, ormai la Roma si è accodata in questa direzione, ma resta tra le 5 big del calcio italiano solamente il Napoli a avere questa politica autarchica, insomma, e quindi anche in questo il Napoli sta dimostrando di saper fare, di saper fare bene, e sta dando un esempio di come va condotto a un club in un calcio che è chiaramente foriero di perdite su tutti i fronti. Oggi sul calcio, chi investe sul calcio, chi investe nel calcio non può che perdere in tutti i fronti. Poi è chiaro, poi i bilanci sociali si cerca di farli quadrare per club come Napoli, come Fiorentina, per altri club come Atalanta, come Udinese per esempio, ma insomma gli altri club non hanno queste esigenze perché, come ho detto prima, ci sono grandi fondi e grandi gruppi alle spalle che riescono a ripianare le perdite, e quindi questi club per retaggio storico riescono a proseguire nella loro vita sportiva. Angelo, spostiamoci un po' al campo. Anche ieri in nazionale con la Georgia è stato Kvaratskhelia, ma questo ragazzo fino a quando può trascinare questo Napoli, fino a quanto può crescere, perché sembra che migliori di partita in partita ormai? Beh sì, io non vorrei esagerare, ma lui è destinato veramente a un futuro radioso, cioè tra 4-5 anni possiamo dire tranquillamente che diventerà un top player. Ma assolutamente sì, sicuramente sarà acquisito da qualche club importante, i top club, sto parlando di Real Madrid, di Barcellona, sto parlando dei club inglesi che vanno per la maggiore, quindi tra 4-5 anni lo vedo lì. E intanto noi godiamocelo, perché la sua crescita avverrà qui. E sarà una crescita esponenziale, perché il ragazzo ha fame, ha qualità, ha estro. Io non veramente trovo pochi difetti in questo ragazzo, sta stupendo, ma insomma già da un paio d'anni si parlava di lui come uno tra i migliori 30-40 giovani in Europa, quindi è stato bravo Giuntoli andarlo a prendere nel momento in cui, come ho detto prima, altri club
lo hanno mollato, e soprattutto nel momento in cui il suo prezzo è calato e quindi per questioni politiche ha dovuto fare quella scelta di ritornare in patria, e quindi c'è stata questa opportunità. Giuntoli è stato veramente bravo a infilarsi in questa finestra e lo ha portato a Napoli. Questo è davvero un top player, e credo che ci darà delle grosse soddisfazioni, perché non è di quei calciatori che hanno fiammate, ecco. È uno di quei calciatori costanti che possono avere un calo magari, perché poi durante l'arco di un campionato è chiaro che non si può avere sempre la stessa forma fisica a certi livelli. Avrà un calo, non c'è dubbio, come tutti gli esseri umani e come tutti i campioni, però nell'arco del campionato ci farà vedere di che passo è fatto, e soprattutto ci metterà in condizione insieme agli altri, perché poi è tutto il Napoli che ha delle ottime qualità, lo stanno dimostrando i calciatori che hanno giocato nelle nazionali in questa finestra internazionale, che evidentemente il Napoli ha un tasso tecnico veramente importante. Cioè, sfido io a trovare un club oggi in Italia che ha come punte potenziali Osimhen, Raspadori, Simeone e quant'altro. Insomma, credo che il Napoli quest'anno abbia l'obbligo di puntare ai massimi traguardi, perché il suo tasso tecnico glielo concede. Angelo, è sempre un piacere averti qui a Radio Punto Nuovo. Alla prossima. Tutto mio, alla prossima, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie mille ad Angelo Forgione, collega, scrittore, soprattutto grande tifoso del Napoli. 180 secondi prima di salutarci, non ci sono pronostici da dare, chiederei sei numeri a Giovanni Annunziata a questo giro, però magari è un po' complicato, ma qualcosa che possiamo in realtà prevedere è un po' il rientro dei vari nazionali, perché rientreranno un po' tutti a scaglioni, sappiamo che Kim e Lozano saranno praticamente gli ultimissimi. Ti aspetti un turno di riposo per loro nonostante tutto? Difficile, perché chi rientrerà più tardi fondamentalmente è solo Lozano rientra, si allenerà soltanto venerdì, però chi gioca Zerbino al suo posto non credo proprio. Sì, penso sia un po' difficile lanciare in campo Zerbin dal primo minuto contro un avversario difficile come il Torino. Al massimo potrebbe riposare Kim, che comunque ha fatto un viaggio non intercontinentale, diciamo un po' impegnativo, sì. Definiamolo così, quindi penso che possa riposare lui per lasciare spazio uno tra Juan Jesus oppure un'altra occasione per Østigard. Questo potrebbe essere un dibattito tra me e te nei prossimi giorni. Io sono molto convinto in realtà quando Jesus vada verso il posto titolare, perché è l'unico allora centrale. Io dirò Østigard, dai, giusto per te. Ed è giusto così, però anche perché se ha mente fredda ragione, è l'unico centrale che è rimasto a Napoli in queste quattro, diciamo in queste due settimane, quindi siccome ci saranno quattro partite nel giro di praticamente 12 giorni, è facile per esempio secondo me vedere Østigard magari impegnato con Kim contro l'Ajax, la butto proprio nella buttata, oppure Østigard magari in campo con la Cremonese. Io credo che con l'Ajax giochino i titolari sono Rachmani e Kim, assolutamente sono loro due, e non penso che in una partita così delicata si vada a toccare per qualcosa. Dire che vedo molto più semplice nel paradosso Østigard in campo alla Cruyff Arena che contro il Torino, cioè per trasmettere un po' quella che è la mia sensazione, perché poi me lo aspetto in campo magari con la Cremonese il 9 ottobre, insomma ci sono tanti comunque impegni. Ci sono tante partite, questo sì, ci sono tante partite che avranno bisogno di tanti cambiamenti in tutti i settori. Si spera che dalla Cremonese in poi rientrerà anche Osimhen, insomma, sì. Quindi io penso che contro la Cremonese vada in panchina. Almeno in panchina. Il Napoli non ha bisogno di correre, almeno per quello che stiamo vedendo. Simeone e Raspadori possono giocare tranquillamente. Non è come lo scorso anno. Ovviamente, tocchiamo ferro, ovviamente. certo. Però. Dai, prima poi di tirarcela, ci salutiamo perché mancano 30 secondi prima di tirarcela. Ci siamo dilungati troppo, abbiamo pensato a quello che sarà. Dai. Esatto, Giovanni, grazie mille davvero. Grazie a te Alessandro, grazie a tutti, a presto. Grazie mille a voi che ci avete seguito in queste due ore di sport. Noi torniamo puntuali come sempre domani alle 13 da Alessandro Montano e tutto. Vi ricordo ovviamente tutto il palinsesto e tutta la buona musica di Radio Punto Nuovo, e che lo sport torna già dalle ore 20 di quest'oggi con tutto il meglio della nostra giornata, con tutti i contributi, con tutti i nostri ospiti. A domani!